C'è sempre Scali Simone. Simo. Oddio, che male. Ragazzi, siamo al comunale di Zibido San Giacomo. E il risultato finale, Zibido 1, Locate 3. Siete stupiti, vero? Lo so. Però non si può sempre vincere, eh. Cioè, il calcio si vince, si perde, si pareggia. Oggi abbiamo perso. La palla è rotonda. Non ho capito. La palla è rotonda. La palla? È rotonda. La palla è rotonda. Gli avversari oggi sono stati più bravi di noi. Una buona squadra, messa bene in campo. Lo Zibido non c'era molto, è vero. Però merito gli avversari. Forse è mancata un po' di cattiveria, quelle cose lì. Andiamo a chiedere a qualcuno di noi. Buonasera, Bertazzino, buonasera. Buonasera. Ci puoi analizzare brevemente come è andata? È stata una partita giocata male dallo Zibido. Loro sono stati nettamente superiori e hanno meritato la vittoria alla grande. Siamo entrati in campo poco decisi, poco convinti. Buono. E non è male. Chi la ricciola? Quella è buona, sì. Siamo entrati poco convinti, poco decisi e giustamente, secondo me, abbiamo meritato di perdere. Vabbè, comunque, si è creato un clima molto teso. Cioè, ok, abbiamo perso, giusto essere incazzati, però... Non siamo abituati a perdere, purtroppo è normale che magari c'è un po' di nervosismo, un po'. Non perdevamo dal 5 dicembre 2010, quindi partita ufficiale. Ah, che proprio tutto ti ricordi, la lettera? Sì, sì. Quindi è normale un po' di nervosismo. Comunque, nel male, nel disastro di oggi, io ho scelto migliore in campo Sky. Tic 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 cosa? Tic tic toc. Sai chi è? È lui, Fra Landino. Buonasera, Poli. Ciao Martino, come va? Come stai? Tutto a posto. Scappata del 10, sei guarito? Sì. Tutto a posto? Guarito. Pilastro della difesa, nonostante due gol un po' stupidi subiti. Brutta partita. Cominciamo di fare l'intervista? Sì. Non lo so. L'altra volta il mio in campo è stato via. Era fatto il gol alla fine. Insomma, stringiti, oh. Comunque io vorrei spezzare una lancia fuori di questo ragazzo. Cioè, nonostante ancora giovane, non sente la categoria. È uno spiritoso. Una spavalderia. Un maleducato del calcio, direbbe Maradona. Marica. Comunque, due parole sul clima. Clima molto teso, perché aspettavamo la prima vittoria in casa, che ancora non è arrivata. Invece è arrivata la prima sconfitta. Facciamo fatica in casa, eh? Troppo fatica. Però non è successo niente e andiamo avanti. Abbiamo perso 3 punti. C'è da dire che in casa abbiamo beccato parte l'opera. Il Gemborgo Locate, due signori squadre. Che secondo me lotteranno fino alla fine. Okay. Insieme a San Biagio. Va bene, comunque adesso ripartiamo, ci alleniamo ancora. Assoluto domenica al riscatto contro. Non lo sai. Il muro c'è, il muro c'è. Va bene ragazzi. Anche oggi, nonostante la sconfitta, volevamo raccontarvi l'andamento. Che facciamo? Non dileguiamoci troppo. Siamo sempre là, lì, facciamo il nostro, una sconfitta, un incidente di percorso. Pronti a ripartire? Beh, siamo sempre a 11 punti, ragazzi. 11 punti, oh. 6 partite, va bene. Allora vi salutiamo e ci sentiamo domenica, oppure o magari anche in settimana, sorpresa, non si sa. Chi lo sa? Ci sarà una sorpresa. Dai, salutiamo gli ospiti. Martino.
tazzino. Rino. Buonasera. Leoncino. Marichino. Trombettino. Ciao Simo. Ci vediamo domenica prossima, eh.